Bene ragazzi, buonasera, siamo qui oggi con un nuovo video. Finalmente vi faccio vedere anche questa marmitta, molto rara, che purtroppo non ho avuto modo di montare perché manca la staffa, come avevo detto in qualche video fa, però non avendola ancora venduta, non è detto che non riusciate a sentire il sound e a vedere i test, perché in effetti mi hanno fatto qualche offerta, però chiaramente essendo un pezzo raro, non ho ceduto e quindi... Finché non la vendo c'è ancora speranza. Si tratta di una 100 all'ora SC per Blocconi, chiaramente. È una marmitta che veniva prodotta dalla Big One di Torino ed è stata fatta in tiratura limitata per il concessionario che all'epoca era ancora aperto, purtroppo ora non c'è più, che si chiamava 100 all'ora. Questa marmitta, diciamo che... Non si sa come sia arrivata al ragazzo da cui l'ho comprata. Aveva un'officina, quindi forse gli è arrivata da qualche cliente, magari che non voleva pagare, gli ha lasciato questa marmitta. Era montata su un booster 180, quindi non so altro, non vi so dire non vi so dare altre informazioni utili. Da vedere sembra, guardando anche il collettore, mi avvicino un attimo, anzi prima ve la faccio vedere un po' così, ok? Tutto sommato non è in cattive condizioni, anche questa una volta sistemata dovrebbe tornare a risplendere. Sceneggiatore in alluminio, beccuccio decisamente più piccolo rispetto a quello della Malossi, perché secondo me almeno 2-3 mm in meno ci sono. Allora, qui è un 19 contro, sì, guardate che differenza, contro un 24, quindi più piccolina, anche il collettore di scarico, sempre collettore scomponibile con monomolla. Guardate qui, è molto più sottile. Qui addirittura sembra che sia stata risaldata. Sembra che sia stata risaldata. Questo qui non è la sua saldatura, teoricamente, anche se in realtà anche qua le saldature sono fatte in modo diverso, o forse si era rotta. L'ho testata, in effetti nello scarico di un Gilardoni monta, quindi è per 180. Me l'ha comunque confermato anche il proprietario di Bigman perché gli ho inviato una mail. Gli ho anche chiesto se mi dava delle informazioni riguardo a questa marmitta, insomma, per quale cilindro è stata sviluppata, che rendimento aveva, ma mi ha detto che erano passati 15 anni dall'ultima volta che l'avevamo prodotta e quindi mi ha liquidato, a mio avviso anche un po' in malo modo. Poteva darmi qualche informazione in più, secondo me, però si vede che non aveva voglia, io poi non ho insistito, ho salutato gentilmente e la cosa è finita lì. Comunque, cioè, questa qui purtroppo ha qualche piccola lieve marcaturina, però niente di grave, si vede che comunque è stata sballonzolata un pochino per i garage. Vedete, qui c'è la targhetta. Ok, 100 all'ora SC, quindi è proprio marchiata. Ne hanno prodotte davvero poche di queste. Silenziatore con le due viti della mitraglia, ok. Questa andava montata con per esempio due Silenblock e una staffa tagliata al laser, per esempio, che andava fissata chiaramente sui due attacchi. Quindi è anche semplice farne una. Il problema è che io non ho tempo perché non sono più a casa, o meglio, non ci sono quasi mai. E quindi mettermi lì a preparare una staffa per me è quasi impossibile. Se guardiamo comunque il collettore qui, è molto sottile, cioè rispetto per esempio a una Malosha, una Jollymoto, è veramente sottilissimo. Cioè questa parte qui è 31, nelle altre per esempio, guarda, io ho una Jollymoto, vi faccio vedere la differenza. Faccio vedere con la Jollymoto cosa cambia. Guardate la differenza tra i due scarichi, tra le due pance anche. Come lunghezza più o meno siamo uguali, però la Jollymoto sembra fatta per un cilindro di 200 cc in più o meno. Ok, dovrebbe vedersi la differenza. Sono curioso di vedere da quant'è lo scarico, ma secondo me sarà 28 tipo originale. 29, quindi sì, è pressoché uguale. 29 in pacca, sì. Quindi è abbastanza è stock, diciamo. Secondo me questa marmitta,
marmitta e poi è molto è lunga e sottile, secondo me questa andava bene con un 125, magari un po' lavorato, sì, però niente di eclatante. Un'espansioncina senza lode, senza infamia, secondo me poteva dire la sua, però con elaborazioni anche su 180 stock, con un massimo 25, ecco, cose un 21, cose molto tranquille, una spugnetta del filtro, un variatore. Però mi dispiace perché l'avrei provata molto volentieri, anche, avrei voluto sentire anche vol molto volentieri il sound. Probabilmente. Così, ah, giusto, vi faccio vedere come sta montata. Probabilmente più o meno andava montata così. Più o meno così, vedete, comunque più lunga della Malossi, meno rispetto a una Jolly Moto, una PM Tuning, però comunque decisamente più ingombrante. E probabilmente. Ok, così, perfetto. Probabilmente, insomma, avrebbe detto la sua. Anche montato su un 125-150, ecco, abbastanza stock. Spero di potervela far vedere montata, forse per le vacanze di Natale, adesso vediamo, insieme alla Touring che è ancora lì dentro lo scatolone. Purtroppo non ho deciso io di venire fin qua, di fare questo cambio di lavoro, e quindi mi sono dovuto adeguare, e quindi il tempo è quello che è. Spero vi sia piaciuto questo video. Se avete altre informazioni su questa marmitta, scrivetele sotto nei commenti, anche perché sono molto curioso di sapere se qualcuno di voi l'aveva vista o l'ha avuta. E per adesso è tutto. Da me, dalla 100 all'ora, dalla Jolly di dietro, dalla Marossi, dal Nexus, dalla Bici e dallo Zip è tutto. Un saluto. Alla prossima. Ho dimenticato il sound. Suona meglio della Jolly Moto.